molti premi sono molto accettabili, e questo in particolare perché se uno è nato a Milano e lo riconoscono per Lombardo, mi fa piacere. Poi ci sono stati premiati nella sua storia, per cui è un onore. Grazie. Noi abbiamo premiato tante persone, tante ne dovremo premiare, ma io credo che il premio dovrebbe essere esteso a tutti i lombardi per quello che stanno facendo per la nostra regione. I ragazzi sono rimasti un po' delusi per l'assenza di Mahmoud, questo eroe del giorno italiano. Purtroppo è una persona molto impegnata in giro per l'Italia e non soltanto per l'Italia, ha cercato di venire ma era lontano da Milano e non ha potuto. Sarà un'altra occasione per consegnarglielo. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, acclamatissimo, ma anche artisti come Ambrangiolini, Omar Pedrini, personaggi della solidarietà come Don Antonio Mazzi, mancava solo il cantante Mahmoud, assente per impegni presi in precedenza, tra i premi Rosa Camuna di quest'anno alla cerimonia presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia. La cosa importante è che il Duomo è veramente l'immagine della Lombardia, l'immagine della meravigliosità, è anche l'azienda più vecchia, perché è nata nel 1387, la veneranda fabbrica del Duomo, e è stata edificata, sì, Gian Galeazzo Visconti era signore di Milano di allora, è stato lui che ha dato l'imprimato, però tutti hanno collaborato. Anche le donne di un po' così leggere hanno collaborato. Che con te, che non è una polemica, era solo dichiarare che i problemi arrivano dai continui giudizi che ci sono sul corpo delle persone, non era assolutamente un fare polemico, era una documentazione, diciamo, delle prove scritte di quello che io ho subito. Un commento su questo premio? No, è perché era una lombarda. A quanto pare sì, e questa cosa mi sorprende, mi fa piacere. Sono in continua evoluzione, quindi. Un riconoscimento fondamentale, quello della Rosa Camuna di oggi, che premia l'identità dei territori e della gente, la forza della Lombardia, del saper fare, di chi si è distinto in campo lombardo, nazionale e anche internazionale. Questo premio mi incoraggia a dire che sono ancora giovane, che ho ancora spazio, tempo e voglia di educare, perché mai come in questo momento l'educazione è importante e soprattutto l'educazione degli adolescenti. Io ci sono e spero di esserci ancora per qualche tempo. Meglio la stella o meglio la rosa? Sì, no, entrambe, credo che si possano andare in simbiosi, no? Sono entrambe grandi risultati, grandi riconoscimenti, vissuti a Milano hanno sicuramente un'enfasi particolare. Come se la passa la musica italiana in questa fase? Sembra un ricicciare le cose dei nostri tempi? Ricicciare nel senso recitare? Sì. Ma sì, meglio, meglio, perché ci ispiriamo a tempi nobili della canzone d'autore italiana e quindi talvolta il passato aiuta, non è da buttare nel cestino. Oggi funzionano altri generi, più artificiali magari, però ogni epoca ha la sua musica. Se sono qui oggi, che nelle motivazioni che ho letto, ecco, c'è proprio perché spesso attraverso la musica si può fare cultura con la C minuscola e diffondere anche libri, sentimenti, per cui ecco, appartengo a quella scuola lì, però ognuno parla ciò di cui vive.